Buonasera a tutti, sono Mirtide Gavelli del Museo Civico del Risorgimento Certosa di Bologna e raccolgo il testimone da Ilaria Francia che ci ha raccontato tanti aneddoti divertenti in giro per i portici e i campi della Certosa. Speriamo di poterla seguire personalmente al più presto. E il mio compito in questa giornata piuttosto lunga di dirette dedicata appunto a parte della settimana dei cimiteri europei è di parlare della società di cremazione e della costruzione del tempio crematorio alla Certosa di Bologna. È un tema di cui si parla non spessissimo, non tutti conoscono la storia di questo tempio crematorio, però è interessante vedere come si giunse alla sua costruzione e chi furono le persone e le forze politiche e culturali che lo vollero. Premetto che questa cosa l'ho studiata tanti anni fa insieme a Fiorenza Tarozzi e c'è un articolo ancora molto interessante per chi volesse poi approfondire sul nostro bollettino del Museo del Risorgimento di diversi anni fa. Ma se qualcuno è interessato può chiederci lumi. Parliamo comunque appunto di questa storia. Di solito, soprattutto fino a qualche anno fa, quando si parlava di cremazione, potevano venire in mente dei riferimenti storici o filmici. Le persone più colte potevano forse pensare a Percy Shelley e alla pira che George Byron gli dedicò sulla spiaggia di Viareggio nel 1822. I più avventurosi potevano pensare alle pire indiane e al viaggio al giro del mondo in 80 giorni di Verne, in cui appunto c'è la descrizione di questa cremazione del Maharaja, del personaggio importante e, no, e il protagonista Phileas Fogg che salva all'ultimo momento la vedova che avrebbe dovuto finire in fiamme insieme al defunto marito. Altri ancora possono, i melomani possono pensare al Trovatore e al Verdiano di quella pira, l'orrendo fuoco, insomma, tutta una serie di riferimenti culturali che però ci dicono poco di come si arriva in tempi moderni, naturalmente, alla cremazione, perché in antico, andando a percorrere la storia greca, la storia romana, si vede che per un certo, oppure anche le storie di altre popolazioni, per certe epoche, per certe popolazioni, la cremazione era consueta, era soprattutto destinata alle personalità importanti, agli eroi o ai regnanti, ai sovrani. Ma arrivati in epoca romana, man pian piano la cremazione viene sostituita completamente, quasi completamente, nel corso di secoli naturalmente, dalle inumazioni e dalle tumulazioni, e con l'avvento del cristianesimo si arriva anche qui, io sto facendo un bignami in 10 secondi, ma ci vogliono secoli per arrivare, si arriva a vietare completamente la cremazione. In epoca medievale non se ne parla assolutamente e si risente la necessità di interessarsi a questa pratica in epoca rivoluzione francese, quindi abbiamo fatto un bel excursus di 2500 anni al volo. Durante la Rivoluzione francese se ne parla e si comincia a discutere, poi la Restaurazione rimette tutto a tacere, ma a metà dell'Ottocento sono molto frequenti, molto diffuse le spinte culturali verso la
riproposizione di questa pratica. Chi propone questa? Siamo in epoca di positivismo, si parla quindi di pratiche che possano andare incontro a questioni di sanità pubblica, di igiene pubblica e di libertà di scelta da parte delle persone. Sono dibattiti e discussioni molto, molto vivaci che non si hanno solo in Italia, sono in tutta Europa in questi decenni tra il 1850 e il 1870-80. Noi ci limitiamo all'Italia perché è già abbastanza complessa così. Il dibattito appunto era molto molto vivace. Da una parte si schierarono tutto il côté democratico, progressista, garibaldino, internazionalista, repubblicano, massone. Questi erano ovviamente i favorevoli, i richiedenti la possibilità di accedere alla cremazione. Si badi bene che la cosa che veniva sempre sottolineata era: vorremmo la possibilità di accedere alla cremazione per chi lo vuole, per chi lo richiederà. Naturalmente chi sceglie di rimanere con le pratiche tradizionali avrà naturalmente la possibilità di farlo. Dall'altra parte, dicevo, si schiera invece tutto il mondo più conservatore cattolico e religioso, anche se soprattutto all'inizio delle discussioni su questo tema molti sacerdoti, molti esponenti della cultura cattolica erano tutt'altro che contrari, perché sostenevano che in fondo il giorno della resurrezione, che sarà fra x anni, migliaia di anni, nessun corpo avrà più l'aspetto che aveva in vita, quindi che sia stato ridotto in cenere o si sia dissolto nella terra o altre cose, cambierà ben poco. La Chiesa cambierà completamente atteggiamento negli anni 80, ma soprattutto per motivazioni politiche, di potere politico, ma ne parleremo un attimo più avanti. Siamo negli anni 70, le discussioni sono molto molto forti, finché nel 1874 a Milano Alberto Keller, un industriale e filantropo molto ricco, molto avanzato come idee, molto conosciuto, muore e nelle sue disposizioni testamentarie lascia scritto che vuole essere cremato. Il comune di Milano si ritrova quindi con una richiesta di questo tipo, una richiesta che lo manda nel panico, perché non esiste un regolamento di igiene pubblica, di sanità pubblica, che preveda la possibilità di cremare un corpo. Delle pire sulla spiaggia di Viareggio del 1820 non se ne parla più, si comincia a pensare a qualcosa di moderno, di corretto anche dal punto di vista sanitario. Keller viene imbalsamato perché non si può procedere alla sua cremazione e viene cremato finalmente dopo due anni, nel 1876, quando una autorizzazione ministeriale ad hoc, specifica per lui, arriva al comune di Milano e quindi viene messa in piedi tutta la procedura. Non vi accenno assolutamente a tutte le tecniche, i forni diversi, perché ci sono studi di ingegneri di mezza Europa che si occupano di questo e che dal punto di vista proprio tecnico studiano il modo migliore per cremare una persona
in modo dignitoso, senza disperdere nell'aria miasmi o cose di questo tipo, cioè, perché c'erano tutta una serie di obiezioni che venivano fatte anche dal punto di vista appunto sanitario. Cos'era successo cosa succede quindi in questi momenti? Succede che ci sono queste forti discussioni, c'è questa cremazione emblematica, cominciano a nascere in moltissime città del nord Italia, perché le troviamo da Roma, Ancona, Toscana e poi Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, eccetera, ma non ne troviamo nessuna nel sud Italia, sotto Roma non esistono. Cominciano a nascere le società per la cremazione dei cadaveri. Cosa sono? Sono associazioni di liberi cittadini che si mettono insieme per promuovere culturalmente e amministrativamente questa pratica. Quindi tra il 1877 e il 1882 ne troviamo in tantissime città. A Bologna la società di cremazione nasce anche a Bologna nasce in questi anni. Però prima di passare proprio alla situazione bolognese in senso stretto, volevo ricordare anche alcune altre cose. Per esempio il dibattito amplissimo di questo decennio 70 vede scendere in campo anche città importanti come Vienna, che il cui consiglio comunale autorizza la pratica della cremazione nel 1874, Londra e Dresda fanno altrettanto nel 1877, moltissime città americane del Nord America come San Francisco, St. Louis, Chicago, Buffalo, o anche del Sud America come Buenos Aires, Montevideo e tante altre meno note, e in questi anni approvano regolamenti sanitari che permettono la cremazione. Questo ha una ricaduta anche sull'opinione pubblica in Italia, naturalmente, perché appunto vengono additati come esempi queste scelte amministrative di altre città e appunto si continua a discutere, ma sempre più forti e sempre più rafforzati da questi esempi internazionali. L'impianto crematorio di Milano, dicevamo, viene costruito nel 1876, lo seguono a ruota alcune altre città, per esempio Cremona nel 1883 e anche Roma nel 1883, Varese e Udine nell'84, Firenze e La Spezia nell'85, Torino nell'87. Finalmente nel 1888 poi esce una legge che autorizza dal punto di vista sanitario la possibilità di che riorganizza a livello nazionale questo principio, e quindi a ruota seguono tante altre situazioni. Chi si oppone? In questo momento le obiezioni sono molto forti e c'è uno scontro molto forte tra le gerarchie ecclesiastiche lo Stato italiano. Perché le gerarchie ecclesiastiche emanano nel 1886 un decreto scritto dal Sant'Uffizio e avallato comunque dal Papa Leone XIII, che vieta assolutamente ai cattolici di accedere alla cremazione, di farsi cremare, pena la scomunica. Questo perché? La presenza all'interno delle associazioni per la cremazione di tutto questo mondo repubblicano, anticlericale, massone, eccetera, 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 spaventava molto le gerarchie ecclesiastiche. Evidentemente comunque ci fu un ripensamento, perché dopo ben pochi anni, nel 1892, quindi dopo solo 6 anni, ci fu una leggera riapertura, e cioè si
diede la possibilità a chi, anche a chi avesse scelto la strada dell'incenerimento, di poter avere la benedizione sul corpo del defunto. Quindi una piccolissima apertura che però segnala già un leggero cambio di indirizzo. In Italia erano presenti comunità religiose diverse, nel mondo protestante questi problemi non c'erano, nel mondo ebraico invece assistiamo allo stesso tipo di atteggiamento. Quindi anche il mondo ebraico italiano e anche internazionale è sulle stesse posizioni di proibizione, finché nel 1892 una riunione, un grande congresso di esponenti rabbinici, di rabbini, che si riunisce a New York, internazionale naturalmente, autorizza i propri correligionari a accedere alla cremazione, e quindi anche il mondo ebraico toglie questa proibizione assoluta e lascia la possibilità di scelta. Questo perché lo ricordo perché poi lo vedremo nella nostra realtà locale come un fattore importante. Per chiudere il discorso sul mondo internazionale e passare a Bologna, ricordo, è importante ricordare che tra coloro che avevano scelto di essere cremati figurava anche Giuseppe Garibaldi. Nelle sue disposizioni testamentarie lasciò infatti scritto che voleva essere cremato, ma non lo fu. La famiglia all'inizio era intenzionata a rispettarne le volontà, ma intervenne lo Stato italiano, intervennero i reduci garibaldini, i grandi, molti dei quali ormai erano anche personaggi importanti nel mondo politico italiano, e ci fu una grossissima spinta, una grossissima pressione da parte dello Stato sulla famiglia affinché non cremasse l'emblema più importante della storia recente italiana, e cioè appunto Garibaldi, che alla fine, nonostante il suo desiderio, espresso per iscritto fra l'altro, fu tumulato in un grande sarcofago di granito che ancora oggi è nel piccolissimo cimitero di Caprera, vicino alla casa, dove sono poi sepolti alcuni dei suoi figli e la ultima moglie. Per passare invece a Bologna e alla situazione bolognese, quindi alla nostra Certosa, possiamo ricordare che appunto i primi passi della comunità bolognese verso la creazione di una società per la cremazione furono fatti tra il 1880 e l'84. Furono passi abbastanza complessi, tanto che ci vollero 2 anni, dall'80 all'82, per riuscire a formalmente creare la società, e poi ce ne vollero altri 2 per mettere in piedi tutto l'apparato di gestione, eccetera. Dopodiché però si procedette abbastanza speditamente. Chi ne faceva parte? Il primo presidente fu Dioscoride Vitali, questo bellissimo nome Dioscoride, era un professore dell'università, un chimico e tossicologo, nativo di Piacenza ma viveva a Bologna da tantissimo tempo, lavorava a Bologna, era stato un volontario garibaldino ed era attivissimo nell'ambito democratico cittadino. Insieme a lui altre personalità che forse chi conosce abbastanza la storia di Bologna può ricordare, un professor Nicola Matteucci, che era un avo del docente e politologo degli anni, morto 20-30 anni fa, fu anche un mio professore, non quello dell'Ottocento, quello del Novecento fu anche un mio professore all'università, l'ingegner Filippo Buriani,
ingegnere del comune, anche questo piuttosto noto se non altro per le sue realizzazioni, fu il progettista di quella che oggi è Sala Borsa, il progettista del chiostro sesto della Certosa o il chiostro dei Caduti e di tantissime altre realizzazioni bolognesi. Poi ci furono consiglio di questa associazione l'avvocato Gustavo Vicini, il colonnello Arturo Brun, insomma tutta una serie di personaggi i cui nomi sono reperibili nella storia della città. Possiamo anche ricordare che non tutti erano favorevoli, naturalmente. Per esempio, tra i contrari troviamo Giuseppe Ceri. Giuseppe Ceri è un bolognese molto noto, era un bolognese notissimo, consigliere comunale, piuttosto polemico con tutta una serie di cose. Fra l'altro fu anche uno di quelli che si oppose, inutilmente, ma si oppose fortemente all'abbattimento delle torri del centro di Bologna che venivano in quel momento destinate appunto alla distruzione o delle mura, era un personaggio piuttosto vivace e si oppose anche per questioni di tradizione cristiana alla realizzazione di un'ara crematoria all'interno della Certosa di Bologna, quindi all'interno del cimitero comunale. Se ne discusse a lungo, alla fine salomonicamente il comune decise di creare, autorizzare la costruzione dell'ara crematoria, quindi del tempio crematorio, dello stabile da dedicare alla cremazione, non all'interno delle mura della Certosa, ma all'esterno. Se oggi andiamo alla Certosa di Bologna, dirigendoci verso l'ingresso principale, quello della chiesa, prima di arrivare all'arco settecentesco che porta nel cortile della chiesa, sulla destra c'è un grande cancello di ferro con dentro gli uffici comunali, gli uffici della Certosa. Ebbene, in fondo a questo cortile c'è l'ara crematoria costruita nel 1800, tra il 1887 e il 1889. Perché una volta arrivati in fondo il progetto fu realizzato velocemente, la costruzione muraria fu pagata dal comune, i macchinari, quindi il forno crematorio e tutti i macchinari interni furono pagati dalla società di cremazione. L'inaugurazione avvenne il 5 luglio del 1889, mentre la prima cremazione era avvenuta una settimana prima, il 28 giugno. Come funzionava questa società di cremazione, l'accesso alla cremazione? Chiunque poteva accedervi dando disposizioni testamentarie che dicessero questa cosa, oppure per essere sicuri che nessuno potesse mettere i bastoni fra le ruote e dire no, non l'aveva mica detto, noi non siamo d'accordo, lui no, ma l'aveva detto così, insomma, per evitare problemi, si poteva, soprattutto se non si era d'accordo in famiglia, si poteva iscriversi alla società di cremazione, versare una quota mensile che era calibrata in base alle capacità economiche delle persone. E quindi la società si prendeva l'incarico di occuparsi di questa decisione della persona e di farla rispettare una volta che fosse giunto il momento. Anche una serie di associazioni bolognesi aderirono alla società di cremazione in modo molto fattivo, molto importante e di conseguenza moltissimi loro associati aderirono anche alla società di cremazione. Ricordo tra tutte la società operaia. Alla società operaia facevano capo appunto persone del popolo bolognese, lavoratori, gente che pagava una piccola quota mensile per la società operaia, una piccola quota mensile per la società di cremazione, ma nel caso avessero problemi
economici nel caso di un licenziamento, di una perdita del lavoro, problemi familiari, eccetera, la società di cremazione se ne sarebbe fatta carico e la società operaia avrebbe comunque appoggiato. Ricordiamo per esempio che uno dei grandi presidenti della società operaia, Enrico Forlai, fu anche un esponente della società di cremazione e quando morì nel 1896 fu cremato. Per chiudere posso ricordare che quando con appunto Fiorenza Tarozzi facemmo questa ricerca tanti anni fa, consultammo il librone, come lo chiamavamo noi, anche perché pesava spaventosamente, un grande registro, grande voleva dire 70 centimetri per 50, alto 10-20 centimetri, il libro dei cremati, un librone che riportava in ordine cronologico naturalmente di evento, di cremazione, tutti i nomi di coloro che erano stati cremati. Noi riuscimmo a fare lo spoglio del periodo tra il 1889, cioè tra la prima cremazione, e il 1914, alle soglie della prima guerra mondiale, e questo perché poi dopo cambiarono tante cose col fascismo, cambiarono tanti cose. La cosa interessante fu che esaminando questo registro venivano fuori non solo il nome, il cognome, l'età e la residenza della persona, ma anche il mestiere, e questo ci dava uno spaccato e anche il motivo della morte. Quindi uno spaccato interessantissimo sulla storia sociale di Bologna di quel momento e sulle motivazioni che avevano portato alla morte queste persone. E ricordo solo che erano 622 registrazioni tra il 1889 e il 1914. La maggior parte dei cremati erano uomini, ma molti anche nuclei familiari, molti bambini a testimonianza della alta mortalità infantile e molti nomi ebraici. Come detto, la liberalizzazione aveva lasciato a loro la possibilità di scegliere. E per chiudere, ricordo che, come ha già bruciandomi la notizia ieri sera raccontato, l'altra due sere fa raccontato uno dei nostri relatori, Andrea Spicciarelli, c'è un unico nome rosso, in rosso, in inchiostro rosso nel registro, e cioè quello di Andrea Costa, morto nel 1910, cremato il 23 gennaio del 1910. E ci sono anche i nomi dei testimoni che assistettero all'evento, e cioè tra questi Argentina Altobelli, la grande presidente della Federterra bolognese di quel tempo, e tra i cremati illustri di quel periodo posso ricordare Raffaele Belluzzi, fondatore del nostro Museo del Risorgimento, Enrico Forlai, appunto presidente della società operaia, Giuseppe Barbanti Brodano, un grandissimo avvocato, importantissimo avvocato, Luigi Bombicci, Eugenio Iacchia e i due fondatori e primi direttori del Resto del Carlino, Zamorani e Albertazzi. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il tempo è scaduto, sono le 19, quindi vi lascio il testimone a credo a Roberto Martorelli per un'altra interessante parte di questa maratona del 30 di maggio. Buonasera a tutti e grazie.